e a tutti gli amici presenti con noi oggi per lo spettacolo Il Tempo del Natale, musiche del mondo e voci del Polesine. Ad accompagnarvi in questa vincente cavalcata ci sarò io e la mia valente assistente, Irene Lissandrin. Buongiorno, buon pomeriggio, grazie esimio collega. Buonasera a tutti, gentile pubblico, amici, colleghi, fan, simpatizzanti, mamma, papà, guardaci. All'appuntamento natalizio della manifestazione Il Teatro Siete Voi, la rassegna teatrale che conta ben 22 spettacoli dedicati a bambini, studenti, scuole e famiglie del Polesine ed organizzata dall'associazione Vivi Rovigo. Il recital concerto che ascolterete, Il Tempo del Natale, musiche del mondo e voci del Polesine, è soltanto uno dei 22 spettacoli. Oggi saranno il filo rosso del Natale e quello della nostra terra, il Polesine, a condurci in questo viaggio tra la poesia e la musica. Infatti, la musica, rigorosamente eseguita dal vivo, è offerta dagli straordinari maestri e docenti dell'Accademia Venezia di Rovigo, mentre le voci recitanti appartengono ai ragazzi dei gruppi teatrali delle scuole e delle compagnie teatrali locali, in sinergia con il progetto La Scuola Teatro. Nei giorni scorsi i migliori ragazzi, colleghi delle scuole di teatro del Polesine, li abbiamo incontrati e preparati via web, con l'aiuto di un valido tutor, l'attore e regista Emanuele Pasqualini, della compagnia Pantachin di Venezia. Salutiamo Emanuele, il tutor, che ci sta seguendo da casa. Ciao Emanuele! Questi DPCM ci hanno costretti alle giravolte spaziali e temporali, quindi ciao ciao! Ciao Emanuele! Le poesie che sentirete recitate dagli studenti, oltre a parlare del Natale, hanno un'altra caratteristica unica. Sono poesie inedite, scritte appositamente per questo Natale 2020 dal gruppo Autori Polesani. Gli autori polesani hanno sviscerato e hanno trasposto in poesia i sentimenti che la pandemia mondiale ha portato con sé, contagiando anche le nostre feste del Natale. Ma Irene, vogliamo dire dove ci troviamo oggi? Certo, siamo all'Auditorium Tamburini di Rovigo, un prezioso gioiello dotato di tecnologie di ripresa audio e video di alto livello, messo a disposizione dal Conservatorio Venezia e dal Dipartimento di Composizione per la Musica Applicata. A loro, da tutti noi e dall'Associazione Vivi Rovigo, un grazie di cuore. Ringraziamo in particolar modo il Presidente Scaranello e il Direttore Soravia per l'immensa disponibilità. Giusto, Irene. La gratitudine è un sentimento che dovrebbe abitare maggiormente nelle nostre vite. Infatti, questo appuntamento non si sarebbe potuto tenere senza il sostegno di Fondazione Cariparo, Eventi Culturali 2020, si chiama il bando vinto da questo progetto, Regione Veneto, Fondazione Banca del Monte ASM7, Comune di Rovigus in primis, oltre a tutti gli sponsor privati che avete visto nella sigla iniziale. E chi vi ricorderemo durante lo spettacolo? Gli sponsor sono la nostra benzina. E in questo periodo terrificante per l'economia non hanno fatto mancare il loro sostegno ai progetti di Teatro Ragazzi di Vivi Rovigo. Chi crede nel teatro, nella musica e nella cultura proposti ai giovanissimi, alle scuole e alle famiglie, ormai è un eroe. A questi eroi va il nostro caloroso ringraziamento. Ma è arrivato il momento di entrare nel vivo dello spettacolo. I ragazzi fremono, gli strumenti sono accordati e noi cominciamo subito con un omaggio da brividi. E cominciamo anche con un extra programma, un omaggio alla nostra terra. È definito il cantore del Polesine, pur non essendo nato qui. Era giornalista e sindacalista e attorno al 1931 scrisse due raccolte di poesie in dialetto dedicate al Veneto e in particolare il Polesine. Stiamo parlando di Gino Piva. Oggi, in prima assoluta, quindi per la prima volta in pubblico, il testo della poesia Vecchia Città di Piva, dedicato alla città di Rovigo, prenderà vita in una canzone. Questo grazie alla melodia composta dal maestro Paolo Zambelli, che ci accompagnerà al pianoforte per tutto il nostro spettacolo. In questa performance, assieme a lui, un esecutore d'eccezione, il giovane violoncellista rodigino Michele Ballo. La poesia diventa una musica raffinata, dove il suono del violoncello racconta le nostalgie e la voce, sempre di Michele Ballo, canta i versi. A seguire, poi, una chicca preziosissima, quindi, il testo originale in dialetto, Vecchia Città.
A dar voce ai versi del poeta c'è Nicolas Gioso, studente dell'Istituto De Amicis di Rovigo, che folgorato dalla recitazione durante l'attività del gruppo teatrale della scuola medie di Ceregnano, prosegue le sue attività di attore sia nella compagnia delle Briciole d'Arte che nel gruppo teatrale della scuola De Amicis. Quindi, a tutti voi che ci state seguendo, buon ascolto. Bellezza d'arte, ma quando i fiumi che ti passano vicino, ho notte nascosta come un fior di valle. Balsamando l'aria, il Po, da valli e campi, da fossi scoli, gorghi e cimiteri.
corsa per il mondo che non sente. Fratelli che hanno lasciato questa terra e non sono più tornati alla sera a contare le stelle, chiamali tutti quando russa il vento e le nuvole scappano di spavento. Vecchia città della me vecchia gente, con la desetto che te taglia in parte. Vecchia città, senza bellezze d'arte, ma con do fiumi che te passa rente. Onata sconta, come un fior de vale, drento un intrigo d'aleghe marine, o scampo de remenghi tra le brine, piene de sighi, corti de cocae. Onata dalla rabbia millenaria del mar che scappa, imbalsemando l'aria. E tutti i fradei che gassa sta terra, e dopo più noi se torna la sera alle sue case per contare le stelle. Ciamali, ciamali tutti, quando rusa il vento e le nuvole le scappa de spavento. Bravissimi, bravo Michele Ballo, bravo Paolo Zambelli, bravo Nicolas Gioso. Questo è il Polesine, musica, strumento, voce, poesia, assieme ed esaltati da Gino Piva. Questo è il teatro, siete voi. E ritorniamo al nostro appuntamento di oggi. Facciamo qualche domanda a Michele Ballo? Quasi quasi. Sì, dai, sei tu il presentatore ufficiale, fai tu le domande. Pensaci, sei sempre tu che hai deciso di fare il presentatore ufficiale. Io faccio la valletta. Ok, mi è venuta. Ok. Qual è stato il Natale più bello che ti ricordi? Penso quello di 4 anni fa, perché ho un bel ricordo in cui c'era tutta la famiglia nel divano, sotto le coperte, a guardare un bel film, e me lo porto sempre. Grazie Michele Ballo ancora. Grazie. Questo è il Natale, è il tempo del Natale, musiche del mondo e voci del Polesine. Ed ora cambiamo atmosfera e lasciamoci contagiare dallo spirito del Natale con Nicole Endrizzi, studentessa della Scuola Media Casalini di Rovigo e del gruppo teatrale della sua scuola. Alla sua interpretazione è affidata la poesia di Angioletta Masiero, scrittrice e poetessa pluripremiata, presidente del gruppo autori polesani e, lasciatemelo dire, vero vanto del nostro Polesine. Il titolo dell'opera è Da quale profondità dei cieli, accompagnata da un brano di sottofondo intitolato Corale, tratto dall'album per la gioventù di Schumann. I versi sono ricchi di pathos, di immagini gioiose e di girandole di sentimenti. Gli stessi arabeschi delle parole li ritroviamo nella musica che seguirà. Un brano del maestro Antonio Vivaldi, tratto dal Gloria. Ti devo dire una cosa, Giulio, si vede che siamo live, si vede che siamo in diretta, si vede che abbiamo provato online, io e lui, per via telematica. Ecco, c'è
Un'altra cosa da presentare. Michele Ballo, che è un grandissimo violoncellista, come avete potuto notare, ma giovane, 17 anni, ci ha proposto anche un bis. Lui è venuto ospite in questa manifestazione, ma ci propone un bis. Quale bis ci proponi, Michele? Propongo le variazioni di bravura di Rossini sul tema delle Mosette su una corda sola. Direi che è un programma da ascoltare a tutte orecchie, accompagnato dall'inossidabile maestro Paolo Zambelli. Thank you.
Bravissimo Michele Ballo, bravissimo Paolo Zambelli. Ti sono piaciuti? Sentite che virtuosismi? Sì, mi sono piaciuti un sacco. Bene, riprendiamo il filo da dove eravamo arrivati. Okay. Ed ora cambiamo atmosfera e lasciamoci contagiare dallo spirito del Natale con... Nicole Edrizzi. L'abbiamo già presentata, come abbiamo già presentato la poesia di Angioletta Masiero che andrà a recitare Nicole Edrizzi. Da quale profondità dei cieli? Da quali abissi di terra, da quali profondità dei cieli sei venuto per riportar vita? Pare rinato il tempo, custodito, intatto, fiorisce un cielo d'albe, con armonie di luce, danzano nell'aria laudi di petti rossi, alleluia di cetre. Sei venuto di nuovo nella musica degli orizzonti per risvegliare le conoscenze e allontanare carovane d'ombra. Chiama, chiamaci ancora in questo periodo d'avvento. Intorno a noi, fragili, d'ogni fragilità, si avvolge l'alito degli agrifogli. Vieni ancora una volta, Signore dell'aurora, dei cantici, della poesia. Tra rose d'inverno e cornamuse vieni e fai sbocciare la vita. Che versi ricchi di pathos, di immagini gioiose e di girandole di sentimenti. Che ne pensi, Giulia? Non male, non male. Ecco, vedi. Non è che ritroviamo gli stessi arabeschi delle parole in musica adesso? Forse? Dal titolo, qui sedes ad extram patris. Ma no, Giulio. Patris, non patris. Scusa, non sono bravo con lo spagnolo. Ma è latino, Giulio.
latino. Vabbè, continuiamo. Certo, per fortuna, andiamo avanti. Fregi e melodie che la voce di Marco Massarotto, giovanissimo contraltista e cantante in erba dalle notevoli potenzialità, allievo del maestro Francesco Toso, ci farà sentire con grande stile ed eleganza al pianoforte il maestro Paolo Zambelli. Chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare. Buon ascolto. Il Natale 2020 sarà sicuramente diverso da tutti gli altri Natali vissuti e visti dalla storia. Questo virus, come un nemico infido e invisibile, non concede tregua e come in guerra ci obbliga al coprifuoco. Coprifuoco Natale 2020 è proprio il titolo della poesia scritta dal Brunello Gentile, scrittore, poeta e saggista. È membro del direttivo del Circolo Autori Polesani. Ad interpretare la rabbia del poeta c'è Nicole Novakovic, studentessa dell'Istituto Comprensivo di Porto Viro, attiva nel gruppo teatrale della scuola. La musica che il maestro Zambelli ha scelto per accompagnare Nicole è di Mendelssohn, il brano numero 1 tratto dai 6 pezzi per bambini. A seguire, dopo la tempesta, arriva sempre il sereno, quindi dopo la rabbia faremo il pieno di arcobaleni con la canzone che li rappresenta, Over the Rainbow. Una musica del 1939, tema portante della colonna sonora del film Il Mago di Oz, che ci viene regalata da Sabrina Scarpati. Sabrina Scarpati, cantante pop, docente dell'Accademia Venezia, voce straordinaria, è accompagnata al pianoforte dall'inossidabile ed unico Paolo Zambelli. Buon ascolto! Coprifuoco Natale 2020. Furono torce di pastori e contadini, accorsi in folla, fianco a fianco, a illuminare la notte di Betlemme.
Quel rito, rinnovato nei millenni, ha sospeso le guerre perché anche i nemici si accostassero in preghiera. Quell'incontro ha sempre escluso ogni lite familiare nel contatto ricercato come simbolo di pace. Per quest'anno niente abbracci o vicinanze per rivivere un affetto. Il nemico non concede neanche l'ora della tregua e ci lascia come bimbi disperati alla ricerca del profumo sulla pelle di una mamma premurosa.
Bravissima Sabrina Scarpati e bravissima Claudia La Folla, violino, che sta accompagnando tutti i brani, quasi tutti i brani in programma. E volevo cogliere questo momento per ricordare che questi eventi sono possibili solo grazie a chi crede in noi, come la concessionaria Baccaglini, Rotary dell'Alto Polesine e del Delta del Po, Sabrina Silvestrini, private banker di Banca Fideuram, Ottica Toffoli ed Emporio Borsari, oltre agli 11 comuni del Polesine che hanno aderito alla rassegna Il Teatro Siete Voi, a cui si aggiunge il patrocinio della provincia di Rovigo. Giulio, cosa fai? Giulio, siamo in diretta? Ma dov'era? Era qui? Ma dov'è finito? Che giorno è oggi? Il 23 dicembre, cosa stai cercando? Natale! Bravo Giulio, cerca, perché la prossima opera si intitola proprio Ricercando il Natale. Testo scritto da Stefania Schiesaro, architetto, pittrice e poetessa. Una sognatrice che ama tradurre le parole in immagini e le immagini in parole, come ama definirsi lei stessa. A seguire un brano super conosciuto, Le note del Natale irrompono con dolcezza ed enfasi nella musica di Adam, con la celeberrima Oh Holy Night. Ad eseguirla saranno Francesco Toso, baritono, Claudia La Folla, violino, e al pianoforte il fratello gemello di Paolo Zambelli. Buon ascolto! Ricercando il Natale. Natale è solo uno sfavillio di luci. È un ricercare di doni in affanno. No, è la festa più bella dell'anno. Eppure la viviamo come un tormento di obblighi, consuetudini e logore tradizioni. Perché? Perché del Natale abbiamo perso valori ed emozioni. Allora non servono le lucine sugli alberi e gli addobbi fuori, se il buio lo manteniamo all'interno dei nostri cuori. Non serve augurare gioia, felicità e gaiezza, se dentro di noi c'è solo apatia e tristezza. Non serve fare doni frettolosi e concitati se con i nostri nemici non siamo riconciliati. Perché, in fondo, cosa ci vuol ricordare quel bambino in fasce? Ci vuol far capire che Natale è Gesù che ogni anno rinasce. Allora non lasciamo che rinasca solo fra pastori, muschio e abbeveratoi. Perché Natale è una rinascita dentro ciascuno di noi. Thank you.
Ricercando il Natale, la poesia che avete sentito poc'anzi è stata recitata da Amaranta Pozzato delle scuole medie Casalini di Rovigo. Facciamo qualche domanda a Francesco Toso? Sì, maestro Toso, se n'è andato, perché mai? Amaranta Pozzato, che ci ha mandato una clip, perché come abbiamo detto prima, questi DPCM ci hanno costretto a queste giravolte spaziali e temporali, per cui la ringraziamo di averci mandato questa sua interpretazione da casa. Grazie Amaranta. E adesso abbiamo qui con noi il maestro Francesco Toso. Vai, fai tu la domanda, sei tu che sei il presentatore ufficiale. Maestro, lei che è il presidente dell'Accademia Venezia, che regalo vuole ricevere per Natale? Allora, un regalo, un sogno, che i miei studenti di teoria solfeggio iniziassero a studiare. Più che un regalo, questa è un'utopia, diciamo. Un sogno che chissà quanto... Beh, può darsi che succeda, può darsi che succeda, non mettiamo le mani avanti. Vabbè. Speriamo che succeda. Allora, andiamo avanti. Giulio, ti era piaciuta questa canzone? Lo sai che è una delle mie preferite del Natale? È una musica che io adoro. Mi è piaciuta, ma io amo anche tanto la poesia. Ne posso dire una? Guarda, Giulio, noi dovremmo presentarle le poesie. Dai, una sola, una sola, una sola, una sola, una sola, una sola, una sola. Va bene, una però, una. Ok, grazie. Dunque, è un componimento di Giuseppe Ungaretti e che ci ho sprecato tempo e fatica mentale per farla. Sei pronta, Irene? Guarda, tutto orecchi. Lasciami concentrare. Mi illumino d'immenso. Ma questa è già finita. Certo! E chissà che fatica che hai fatto per impararla. A noi giovani piacciono le cose smart. Te ne dico un'altra. Tanto gentile, tanto onesta pare. La donna mia, quando ella altrui saluta, cogne lingua de ven, tremando, muta. E gli occhi non l'ardiscon di guardare. Te la cavi anche bene, Giulio? Cioè, potevi dirle tu le poesie. E questo non è niente. Nel mezzo dei camin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. A quanto al dir qual era e cosa... Dai Giulio, basta, stop, 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 siamo a Natale, stiamo presentando un recita sul Natale e soprattutto le poesie le recitano gli altri. Era solo per farti vedere quanto sono bravo. E soprattutto modesto anche. Cara Irene, avrai certamente riconosciuto i versi e l'italico verbo del sommo poeta. Certo. E anche della sua somma opera. Certo, i promessi sposi. Oceano. Ho sbagliato, ma la voglia. Oceano. Ah, aspetta, mi concentro pure io adesso. Ce l'ho, il nome della rosa. No, è la Divina Commedia e di sicuro andrai all'inferno perché non hai studiato. Signore e signori, abbiamo voluto scherzare con questa parentesi. Parlando di poesia, non potevamo non rendere un piccolo omaggio al grande poeta Dante Alighieri. Nel 2021 ricorrono i 700 anni dalla morte e molte saranno le celebrazioni che lo riguarderanno, soprattutto per i ragazzi delle scuole come te. Ma torniamo al nostro viaggio e riprendiamo il filo rosso del Natale. C'è un bambino che abita il nostro cuore.
è l'incipit del poema Mondo Bambino della poetessa e professoressa di Stanghella Rosetta Menarello, autrice di svariate pubblicazioni poetiche e di racconti. La poesia è recitata da Jacopo Zanella, studente del liceo scientifico Galilei di Adria e attore della locale compagnia Le Briciole d'Arti. Come abbiamo detto, questo DPCM ci ha costretto alle giravolte spaziale e temporale, anche Jacopo Zanella ci ha inviato una clip. La performance musicale che seguirà la clip è un medley dell'album della gioventù, dall'opera 15 di Schumann, i brani 7 e 1, e dall'opera 88 di Kabaleski, il brano numero 1, Dreams. A proporre la parte musicale sarà un musicista, compositore, tastierista, docente di musica e valente pianista, ovvero Paolo Zambelli! Mondo bambino. C'è un bambino che abita il nostro cuore. Gioca nella stanza della nostra memoria e corre sui prati facendo librare un aquilone. A voce di sole e si incanta al volo di colorate farfalle. È timoroso del mondo e si mostra in magici giorni che la vita riserva ai sognatori. È il bambino che sente profumo di festa. Esce allora dalla sua stanza per aprire la scatola di statuine che conserviamo in soffitta e appende all'abete luccicanti palline colorate. Canta con voce di cristallo: tu scendi dalle stelle, e si incanta al bagliore del fuoco che danza nel camino e libera brillanti faville. Poi ci prende la mano e ci guida alla finestra. Fuori è già candore di neve e incantato silenzio, perdute magie che seguono la scia di una cometa in viaggio verso Betlemme. Thank you.
Bellissime queste musiche per la gioventù. Approfitto di qualche secondo per ringraziare partner e sponsor che ci permettono di creare e realizzare questi appuntamenti. In particolare la Regione del Veneto, perché da sola la Regione è partner del progetto La Scuola Teatro, quella che ha permesso la preparazione dei ragazzi attori. E per questo voglio anche ringraziare l'assessore regionale Corazzari. Poi Arteve tra i nostri sponsor e partner, Banca del Veneto Centrale, la Farmacia Tre Colombine, Ciscra, le Perle del Polesine, oltre alla simpatica e dolce mascotte della rassegna, Gatto Tomeo, il personaggio uscito dalla penna e dai pennelli di Alberto Cristini. Continuiamo adesso a nutrirci di musica con una canzone famosissima che impersona il Natale, Let It Snow. L'hanno interpretata Frank Sinatra, Doris Day, Michael Bublé o i Pentatonix, mio gruppo preferito tra l'altro. In Italia l'hanno cantata Mina, Laura Pausini, Irene Grandi, e pensare che è una canzone che è stata scritta nel 1945, ma i suoi 75 anni li porta alla grande. Oggi la canta per noi la bravissima Sabrina Scarpati, assieme all'artista che costruisce la fondamentale orchestra di questo pomeriggio, Paolo Zambelli Senior. E anche l'altra sosia della violinista, Claudia La Polla. Buon ascolto! Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Still no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Our doors is no sign of stopping, and I brought some comfort bopping. The light is on the way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When the final kiss goodnight, oh, I ain't go out in the snow. But if you really hold me tight, oh, then we all are the world. The fire is low and dying, and my dear, we say goodbye. But as long you love me so, ladies know, ladies know, ladies know. Sabrina, Claudia e anche il nostro irrefrenabile Paolo. Irene? Sì? Facciamo qualche domanda a Sabrina? Sì, presentatore ufficiale, vai, vai, una bella domandina. Sabrina, qual è stato il tuo Natale più bello? Allora, il mio Natale più bello è stato il primo Natale in cui che ho conosciuto Babbo Natale. Ero piccolina, avevo 5-6 anni. È stata un'emozione vederlo, è stata bellissimo. Vicino al caminetto mi ha riempita di regali e è nato un amore con il Natale e con Babbo Natale. E anche viva... a me è successa più o meno la stessa roba. Ah sì? Hai vedi? Ma dai, davvero, evviva Babbo Natale quindi, evviva i ragazzi, i bambini quando... e il bambino che è stato in noi. Grazie. Ora è il momento delle emozioni che ci avvolgono come una coperta calda davanti al caminetto, quelle che addolciscono la nostra vita e il nostro cuore. Più dolci di battiti del cuore è infatti il titolo della prossima poesia di Nuccia Venuto. L'autrice, che vive a Rovigo, ha pubblicato alcuni libri di poesie e ha ricevuto
prestigiosi riconoscimenti, partecipando a vari concorsi letterari e nazionali e internazionali della poesia e prosa. Più dolci di battiti del cuore è recitata da Alessandra Stoian, valente studentessa dell'Istituto Primo Levi di Badia Polesi, dove frequenta il rinomato gruppo teatrale. La poesia avrà come accompagnamento al pianoforte la preghiera del mattino di Tchaikovsky. Invece il brano musicale che segue non ha bisogno di presentazioni. L'Ave Maria di Schubert la sentiamo fin da quando siamo in culla, bambini appena nati, che è appunto la nostra Nina Nanna, fino al giorno del matrimonio in cui qualcuno sicuramente ci ha cantato l'Ave Maria di Schubert. E poi non sono mancate le performance televisive dei grandi e delle grandi star del canto lirico e anche pop che cantano l'Ave Maria. Il canto di Schubert questa sera ce lo offre la voce possente di baritono di Francesco Toso, che in questo caso però diventerà soave ed amorosa. Al pianoforte l'unico sosia certificato di Paolo Zambelli. Buon ascolto! E la sosia anche di Claudia Lapolla. Più dolci battiti di cuore. Non trovo sorrisi nei fatui incantamenti che incerti e silenziosi scintillano questo Natale. Infantili brividi d'attesa non gioisco, seppur scruto la notte cappare infinita, sperando nella scia smarrita d'un minuscolo frammento di cometa a illuminare varco a quel cielo che, riscosso, finalmente si riavvicini a noi. È opacizzato il mio cristallino, non può riflettere ombre di gioia nell'attesa d'avvento. Tra grigiori di nebbia è solo inverno, con una danza triste di residue foglie che, senza un lamento, trafitte dal destino, lasciano spoglio il ramo. Lungo, squillante e ripetuto dovrà essere il vagito del divino bambino. Gli agnelli, con più innocenza, dovranno belare nuova vita e le ciaramelle, con più fiato, dovranno ninnar Natale per risvegliare speranza e sogni in più promettenti battiti ad addolcire il cuore. Thank you.
Come tutti saprete, il Natale ha delle tradizioni molto consolidate. I regali, il pranzo, gli auguri, la messa e ovviamente anche una sua colonna sonora dedicata. La musica è infatti un toccasana per la ruggine della tristezza che si annida nei nostri cuori, come dice appunto Angioletta Masiero nella sua lirica intitolata semplicemente Musica. Ad interpretarla è Maddalena Dalmaso, studentessa del liceo scientifico Paleocapa e partecipa alle attività di diversi gruppi teatrali. La musica che segue non poteva che essere sublime. L'omaggio di Il Teatro Siete Voi e l'Accademia Venezia a Ennio Morricone. Le fantastiche melodie del maestro premio Oscar che è venuto a mancare nel luglio scorso sono proposte sia come accompagnamento alla poesia, precisamente ascolteremo le note di C'era una volta in America, che nel medley dei temi di Nuovo Cinema Paradiso e Il Pianista dell'Oceano, eseguite per noi e per voi che ci state seguendo da casa, da Claudia Lapolla con il suo affascinante violino e al pianoforte il fratello gemello maggiore, questa volta, di Paolo Zambelli. Buon ascolto! Ora che vivo l'ansia dei giorni e cadono gocce di malinconia sulle mani di questo Natale, vienimi accanto. Tienimi lontano il ghiaccio dei posti vuoti e l'odore acre della notte. Cancella il fiato della solitudine con trilli di violini e arpeggi di cetri. Portami nel tuo giardino incantato, dove si colgono petali sonori e fantasie di sogni. Avvolgimi in sciarpe di note e serenate. Inventa torri di cembali e arcobaleni di flauti. Portami le trombe che cantano l'aurora, mentre accordi d'arpe scendono a cascata. E la tua voce bussa dentro al cuore. Dissolvi la ruggine della tristezza e indicami nuovi sentieri, perché tu sei la musica ed è tua la magia della bellezza. Thank you.
Quanto abbiamo sentito è la testimonianza diretta che le emozioni non vanno in lockdown. Facciamo qualche domanda a Claudia Lapolla? Sì, dai, su, falla tu, presentatore ufficiale, sei tu. Vediamo cosa mi aspetta queste domande a sorpresa qua, dimmi. Preferisci la vigilia o il Natale in sé? Preferisco il Natale in sé. È bello vedere la gioia dei bambini quando aprono i doni di Babbo Natale. Sì, il Natale in sé. E con queste domande noi vogliamo sviscerare il tema del Natale, come lo vivono i nostri artisti. Adesso ascolteremo una melodia la cui origine si perde nella notte dei tempi. È un canto della tradizione inglese che ormai fa parte della memoria collettiva. La leggenda narra che a comporre il brano sia stato il re Enrico VIII d'Inghilterra attorno al 1005 per la sua futura consorte, Anna Bolena. Pare infatti che quest'ultima avesse una malformazione ad una mano e ciò la costringesse a coprirla con delle maniche lunghe e da cui potrebbe derivare il titolo Green Sleeve, maniche verdi. In realtà è più probabile che l'anonimo autore fosse un amante tradito da una donna e abbia scritto questa canzone verso la fine del XVI secolo. Il testo parla chiaramente di un abbandono. Green Sleeve era il cuore della mia gioia, Green Sleeve era il mio cuore d'oro. Oggi ci regala la sua interpretazione Marco Massarotto, giovane contraltista di Treviso, accompagnato al pianoforte dal fratello gemello minore di Paolo Zambelli. E anche dalla sorella gemella maggiore di Claudia Lapolla. Buon ascolto! Meraviglia questo brano che ha cantato Marco. Facciamo qualche domanda a Marco Massarotto? Ah, sì, dai, manca solo lui. Che... No, non manca solo lui. Però vai. La domanda la fa sempre il nostro presentatore ufficiale perché io sono una valletta. Allora, preferisci il Pandoro o il Panettone? Domanda impegnativa. Pandoro, Panettone. Beh, diciamo che Pandoro... È difficile la domanda? Beh, no e sì, dipende dai gusti, cioè uno ci deve pensare adesso, oppure può piacergli subito. Beh, diciamo che, per farla in breve, io preferisco il Pandoro, perché il Pandoro è più soffice, più ordinato, invece il Panettone è sempre pieno di chissà cosa, quindi... Anche io preferisco il Pandoro. Ti capisco, Pandoro. Ti capisco. Grazie, fai parte del club dei Pandori! Allora, comunque era un bellissimo brano. Che bellezza, Giulio. Certo, noi uomini abbiamo bisogno di bellezza, come recitano i versi soavi e incantevoli di Angioletta Masiero. Ce li porge Melissa Callegari, studentessa del liceo Celio Roccati e del gruppo teatrale della scuola.
Sarà un'allemanda di Bach, tratta dalla suite inglese numero 2, quella che sentiremo di sottofondo alla poesia. Nel brano seguente, Francesco Toso ci regalerà invece un vero esercizio di stile, scritto da Niccolò Porpora appositamente per il Farinelli, che non so se lo sai, è stato il più grande cantante castrato di tutti i tempi e dal titolo Alto Giove. Ad accompagnare al pianoforte l'inossidabile, contenibile, inarrestabile maestro Paolo Zambelli. Abbiamo bisogno di bellezza. Abbiamo bisogno di bellezza che ci scoppi dentro, ci illumini gli occhi, irrompa nelle vene col bacio della vita. Abbiamo bisogno di bellezza per immarginare gli squarci con aghi di speranza e il filo di nuovi desideri. Lasciamo che la bellezza ci sorprenda con la sua voce ineffabile, rischiari le pieghe del nostro cammino, offra un rifugio ai nostri passi scalzi, ci faccia scordare ogni afflizione, prendendoci tra le braccia, carezzandoci il cuore, e con il suo bagliore dischiuda il mondo. Sovrano, non mi
Bravissimo, Francesco Toso, e proporrei un applauso tutto particolare, tutto dedicato al maestro Paolo Zambelli. Ci siamo divertiti a giocare con Paolo Zambelli, che però è comunque il vero motore musicale di questo spettacolo. È lui che ha coordinato e suonato con i cantanti e i musicisti, esaltando ogni trama melodica e ritmica. È lui che ha accompagnato e scelto il brano adeguato, valorizzando ogni singola poesia recitata dai ragazzi attori. Inoltre lo abbiamo sentito anche nelle vesti di compositore, e di compositore è proprio il suo lavoro, cioè lui compone musica. Però quindi per questo applauso è un onore per noi averlo qui. Però anche lui credo che non potrà risparmiarsi la domanda di rito, vero Giulio? Bene. Giulio sta qua dietro. Lo so. Allora, domanda. Mi dica. Qual è stato il regalo che hai ricevuto a Natale e che ricordi con più affetto? Non per violare la privacy. Allora, diciamo che io sono un po' vecchiotto, quindi non mi ricordo molti regali, però ne ricordo uno che è inerente al lavoro che faccio, che è musicista, che è stata la mia prima tastiera elettronica, che la mamma e papà mi hanno regalato per Natale. Quindi la prima tastiera elettronica che mi è arrivata è stata un regalo di Natale. Quindi questo è il regalo che sento legato al Natale. Poi ho avuto tanti bei regali, tanti bei momenti, insomma. Ho sempre passato dei bei Natali. Della serie la prima tastiera non si dimentica mai. Esatto. Allora, e visto che siamo in tema di riconoscimenti, ringraziamo di cuore le associazioni che supportano Vivi Rovigo nella realizzazione della rassegna. Voglio ricordare il Circolo Culturale di Rovigo, le associazioni Petirosso e Alice, le Avis locali di Lendinare, Villanova del Gebbo e la Protezione Civile di diversi comuni, oltre alla Commissione Pari Opportunità del Comune di Rovigo. Fatti i doverosi ringraziamenti, mio caro Giulio, proseguiamo con il nostro spettacolo. Però io ho una domanda per te. Da grande vuoi fare l'attore? Certo, ringraziamo il Dio, noi attori, che abbiamo il privilegio di continuare i nostri giochi d'infanzia fino alla morte, perché nel teatro si replica tutte le sere. Oppure c'è questa, benvenuti a teatro, dove tutto è finto, ma niente è falso. Sono queste le parole di un grande del teatro italiano recentemente scomparso, Gigi Proietti. A lui dedichiamo con tutto il nostro affetto e riconoscenza quest'ultima lirica che sembra scritta apposta per un grande mattatore di teatro come Proietti. Natale Pagano è il titolo della poesia di Rodolfo Vettorello, architetto ma soprattutto poeta che fa parte dell'Italian Poetry, l'associazione dei più rappresentativi poeti nazionali. Nel 2020 è stato candidato al premio Nobel per la letteratura. A recitarla sarà Sara Mikovsky. La musica di fondo sarà un'improvvisazione del vero e in carne ed ossa maestro Paolo Zambelli. Natale Pagano. Dio degli agnelli, Dio dei mattatoi, Dio degli eserciti, Dio delle mitraglie, Dio delle vergini, Dio delle puttane, Dio dei campanili e dei postriboli, Dio dei nababbi, Dio degli operai che muoiono bruciati nelle fabbriche, Dio dei preti rossi e dei disoccupati suicidi con un litro di benzina. Adesso, che è Natale, Dio Signore, fammi capire. Cosa devo fare? In quale chiesa devo rifugiarmi per non sentire gli urli di dolore? Sara Mikovsky, non l'abbiamo detto prima, frequenta l'ITIS di Rovigo e è attiva come attrice in una compagnia locale di Costa di Rovigo che si chiama Gruppo La Fenice. Siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio tra le note e le parole. Grazie di essere stati con noi. Un grazie a tutti coloro che ci hanno supportato fattivamente in questa follia di Natale via streaming. In primis Emanuele Pasqualini, il Dipartimento di composizione di musica applicata del Conservatorio Venezia, Gianluca Quaglio, Luca Biasioli, Beatrice Tessarin, un saluto anche da parte degli artisti e maestri dell'Accademia Venezia, il presidente Francesco Toso.
pianista della serata, Sabrina Scarpati, la maestra di canto pop, e che voce ragazzi, Marco Massarotto, l'allievo del maestro Francesco Toso, Michele Ballo, che adesso è andato via ma ci ha veramente commosso, e il violino di tutta la serata, Claudia Lapolla. Ragazzi, Amaranta Pozzato, che la salutiamo, ci segue da casa. Ci sta guardando da casa. Nicole Novakovic. Sara Mikowski. Jacopo Zanella, che ci segue da casa. Nicolas Gioso. Melissa Callegari. Nicole Endrizzi, che ci segue da casa in questo momento. Alessandra Stoian, anche lei un bel applauso, ci starà seguendo da casa in questo momento, e Maddalena Dalmaso. Un grazie di cuore a Vivi Rovigo e al suo presidente Maurizio Pagliarello, a Paolo Avezzù e a Tiziana Masiero, qui presenti a collaborare con noi oggi. Il mio grazie più grande va al mio valente presentatore, Giulio Bertinelli. Valletta, pardon, direttrice e responsabile del progetto Il Teatro Siete Voi, Irene Lissandrin. Nell'augurarvi buone feste e un 2021 pieno di salute, vi salutiamo con l'ultima canzone che per tutti noi rappresenta lo spirito del Natale, Silent Night.